Buonasera e benvenuti a quest'ultimo appuntamento con un caffè con Home Edition. Questa sera parliamo di danza con una ballerina strepitosa, una prima ballerina in Germania, nonché mia cugina. L'ho chiamata perché merita tutta l'attenzione, perché è veramente strepitosa, è diventata prima ballerina l'anno scorso in Germania, a Dresda, al Semperoper Ballet, e vado a chiamare Alice Mariani. Grazie dell'invito. Ma ci mancherebbe, sono felicissima di averti nel mio programma, anche perché quando lo facevo in studio non sono mai riuscita a portarti, perché ovviamente stando in Germania era un po' Un difficile. po' complicato. Esattamente, quindi era sì complicato e ora sono felice di poter avere questo mezzo per poter fare la trasmissione con te. Molto volentieri. Sono molto felice di averti qui perché, oltre a essere mia cugina e ti voglio tanto bene, quindi mi piacerebbe stringerti in un grossissimo abbraccio perché non ci vediamo mai, giustamente, perché tu sei una ballerina eccezionale e voglio ricordare a tutti che sì, non fare così con la testa, Alice, perché sei una ballerina eccezionale, tanto che sei prima ballerina, quindi prima ballerina di certo non me lo danno a me questo titolo, ma vediamo comunque. Dimmi un po' com'è la vita in Germania in questo momento? Allora, la vita in Germania in questo momento sicuramente è molto meno restrittiva rispetto all'Italia. Ora come ora, proprio oggi, di sicuro hanno aperto un sacco di negozi, hanno aperto un sacco di cose, la gente va a lavorare tranquillamente, ovviamente ci sono delle restrizioni per mascherine e distanze di sicurezza, però le cose stanno andando verso la normalità. Anch'io, ad esempio, il teatro è rimasto chiuso per 2 mesi e adesso, dalla prossima settimana, rinizieremo a fare le lezioni solo 50 minuti al giorno, quindi molto poco, essendo diviso in gruppi di 10 persone e faremo la lezione con le distanze di sicurezza, metteranno dei segni per terra per distanziarci al massimo. Complicatissimo però. No, Complicatissimo, complicatissimo. Infatti, un pochino troppo. Cioè, secondo me aveva più senso magari fare con meno persone, ma da non avere tutte queste. Cioè, è un pochino complicato. Però si vedrà. Almeno la prima settimana hanno detto che sarà così e poi si vedrà come si evolveranno le cose. sì, E perché vedremo un pochino. io lo posso solo immaginare che sia molto complicato, ma anche qui in Italia stanno facendo partire il calcio, no? Per esempio, poi vabbè, le scuole di danza. Anche qua in Germania l'hanno fatto ripartire, probabilmente la prossima settimana, se non sbaglio, ripartiranno. Sì, ma io ho visto un servizio al telegiornale che diceva che praticamente gli atleti facevano l'allenamento molto distanziati, quindi da soli praticamente. E in più si facevano la doccia a casa perché avevano l'obbligo di prendere e partire coi borsoni e andarsene a casa. Anche noi, 10 minuti dopo la fine della lezione, noi dobbiamo uscire dal teatro. Quindi non Dovete abbiamo sparire. Puff, proprio. tutti sudati fuori dal teatro e dobbiamo tornare a casa tutti sudati praticamente. Abbastanza assurda come situazione, a parte che non avremmo mai pensato di trovarci in una situazione simile. Mai e poi mai, mai e poi mai. Nessuno, è allucinante anche perché, come parlavo con gli altri artisti che ho avuto qua, che comunque fanno i concerti, erano la maggior parte musicisti, Certo. è complicatino, non a fare delle esibizioni senza pubblico, o comunque proprio fare delle esibizioni. Noi artisti sicuramente saremo gli ultimi a tornare alla nostra normalità perché per tutti gli spettacoli, eventi, concerti, l'assembramento è una cosa difficile da evitare, diciamo, e quindi si spera che possano inizialmente trovare delle
situazioni, da avere magari meno persone, così, con più distanze, però insomma speriamo tutti di poter tornare alla normalità il più presto possibile. Sì, lo auguro anch'io molto, perché veramente sto cominciando, però la vedo difficile. Sto cominciando ad accusare, ma proprio a livello mentale, nel senso, penso che gli psicologi, finito tutto questo, avranno da che fare. Esatto. Io personalmente sto pensando, ma tutta l'estate, che comunque ero abituata ad andare ai concerti, andare insomma a vedere degli spettacoli, che mi piace molto andare e fare, e come si fa a predisporre anche mentalmente un tipo di evento che non implichi un assembramento? Cioè, è fantascienza. È impossibile. È dura, è durissima. E vabbè, e ho visto che in Germania effettivamente le restrizioni sono meno, diciamo, forti che in Italia. Già dai primi giorni non era un vero e proprio lockdown. Non è mai stato un vero e proprio lockdown come in Italia, non lo è mai stato. Sicuramente fino a scorsa settimana le cose, cioè, tutti i negozi erano chiusi, abbiamo sempre avuto la possibilità di uscire per passeggiate o corse, non abbiamo mai avuto limiti di distanza dalla propria abitazione, quindi già questo era insomma, hai la libertà di prendere, uscire all'aria aperta, di farti la tua passeggiata, anche mentalmente ha aiutato tanto questa cosa. E poi da scorsa settimana hanno riaperto tutti i negozi, hanno riaperto le scuole. Hanno riaperto tutti i tipi di negozi? Tutti i tipi di negozi fino a 800 metri quadri. Ah, ok, quindi tipo le piccole botteghe, non so, esatto. State prese in considerazione. Sì, tutto aperto fino a 800 metri quadri, praticamente i centri commerciali non sono aperti. Ah, ok, scusa, fino, avevo capito il contrario. Sì. Nel mio cervello era al contrario completamente. Quindi sì, no, i centri commerciali, perché possono portare ad un'aggregazione come a un concerto, come un teatro, come un cinema. Esatto. Però le piccole botteghe hanno un po' di respiro. Cioè, pensi che, ora te lo dico a te che abiti in Germania, come ho fatto una delle domande simili al mio amico Marco Perfetti, che abita a New York, che anche loro non avevano lockdown vero e proprio, però ti consigliavano di stare in casa. Ma pensi che da noi in Italia l'abbiano fatto perché siamo italiani, cioè nel senso che usciamo un po' dalle regole spesso? Perché in Germania ci sono stati problemi del tipo gente che poteva essere multata. Allora, secondo me la situazione in Germania per il coronavirus era molto diversa. Qui non c'è mai stata l'emergenza. Qui negli ospedali non c'è mai stato il sovraffollamento di pazienti, quindi è sempre stata sotto controllo la situazione, quindi secondo me è per quello che hanno deciso di non prendere misure di sicurezza come hanno preso in Italia. Quindi non perché siamo italiani. Ma quello perché, non lo so, ci sta. Perché gli ospedali non erano aggiornati. Sì, vabbè, no, che siamo particolari, lo sappiamo, siamo bellissimi così, noi italiani. Esatto, sono d'accordo. Poi anche te sei italiana, quindi dobbiamo portare in alto il nostro nome. Assolutamente sì. Non ci piacciono gli assembramenti, ci piace abbracciarci, baciarci tutti, come facciamo? Ma infatti per noi sarà difficilissimo. Anche... La gente è pazza, stiamo tutti andando fuori di testa completamente, perché io se penso che non posso abbracciare una mia amica o dargli due bacini o strepizzarmela, io vado già in massa. Lo so. Cioè, noi siamo abituati che ci vediamo per la strada due bacini, mentre in Germania non credo che ci sia tutto questo affetto. No, assolutamente no. Dobbiamo tutelarci anche per questo motivo, purtroppo noi italiani siamo fatti, non si può fare niente, siamo bellissimi, però bellissimi così. Detto ciò, raccontaci un pochino la tua storia, da come nasce questo amore per la danza, che poi si è tramutato in un bellissimo lavoro che io ti invidio tanto. Io non ho mai avuto il physique du rôle della danza, però
L'amore per l'arte c'è sempre stato. Allora, è iniziata che praticamente io da piccolina sempre non stavo ferma un attimo. Ballavo in continuazione, quando c'era la musica io ballavo sempre. E insomma, i miei genitori anche al mare, quando facevano le feste al mare, nello stabilimento balneare, praticamente non mi trovavano più. Quando mettevano la musica io scappavo, andavo a ballare sui tavoli da piccolina, ero piccola. 3-4 anni io ballavo in mezzo alla gente, non mi trovavano mai, e quindi a quel punto diciamo che mia mamma ha deciso di portarmi a danza. In realtà ho fatto un anno di ginnastica artistica, sì. E poi dopo mi ha portato a danza in questa scuola di danza, era la Lorna, che è insomma la scuola più importante a Massa. Sì, e l'istituzione della danza classica a Massa. Esatto. E quindi mia mamma mi ha portato là il primo giorno, e tra l'altro anche mio babbo ha detto: ma dove la porti? Adesso a danza, era proprio l'ultima cosa che poteva fare. Lui da sportivo calciatore, vabbè. Sì. Ma guarda, doveva stare zitto il tuo caro papi, perché esatto. L'hai sentito proprio palesemente. Glielo vogliamo dire: Stefano, ti ha smentito. Non lo so, vedi te. No, ma adesso è super contenta. Vorrei anche vedere. E nulla, e quindi io dal primo giorno proprio amore a prima vista. Amavo andare a danza, chiedevo sempre a mia mamma di andare a danza. Quando ero malata... Una mattina mi ha raccontato tra l'altro mia mamma che io non avevo dormito tutta la notte. La mattina mi sono svegliata e mi sono preparata per andare a scuola, perché sapevo che la mia mamma, se non andava a scuola, non poteva andare neanche a danza il pomeriggio. Quindi ero pronta per andare a scuola e lei mi ha detto: Ali, ma sei stata male tutta la notte, non ci puoi andare a scuola, stai a casa oggi. E io: no, mamma, mi sento bene, posso andare. Vabbè, insomma, amore, Alice, perché voglio dire, chi non ha mai finto un malore? Esatto. Lei non fingeva neanche un malore per andare a scuola, anzi, faceva finta di stare bene perché dopo doveva andare a danza. Esatto. Favolosa. Esatto, proprio così. E nulla, e quindi, insomma, sono cresciuta, mi sono innamorata sempre di più, la passione cresceva sempre di più. E fino a che mi sono presentata per l'audizione a Milano, che io sinceramente della scuola della Scala non è che conoscessi così tanto, perché ovviamente vieni da una realtà, da una città piccola, nessuno in famiglia conosceva niente dell'ambito, quindi nessuno mi poteva indirizzare da nessuna parte, diciamo. E quindi niente, c'è stata un'insegnante che mi ha visto, e allora lei mi ha consigliato di fare l'audizione a Milano, anche la Lorna mi ha suggerito di andare a fare l'audizione a Milano, e quindi niente. E te l'ha suggerito probabilmente perché vedevano del potenziale, perché non penso che la Lorna facesse... Sì, certo, assolutamente. No, aveva un bel carattere, ha sempre avuto un bel caratterino, sì, per indirizzare le sue ballerine. E quindi nulla, sono andata a fare l'audizione, mi hanno parlato i miei genitori, che anche lì mio babbo assolutamente non mi ci voleva portare, perché ha detto: se la portiamo e la prendono, la dobbiamo lasciare lì, vabbè. Eri piccolina poi, alle medie? Avevo 13 anni. Sì, le medie, mamma mia. E quindi nulla, ho fatto l'audizione, sono uscita con un sorriso enorme. Ma c'è anche un aneddoto legato a questa audizione, che te non ti eri accorta che ti avevano selezionato, tra l'altro mi ricordo di aver sentito questo in famiglia. No, praticamente è successo che alla fine della lezione ci avevano lasciato praticamente solo in due, quindi io già lo immaginavo di essere stata presa, però sono uscita, ovviamente non è che... Cioè, speri sempre nel meglio, però non vuoi dirlo ad alta voce. Sì, no? Perché almeno dopo la delusione non è troppo scottante. Esatto. E quindi nulla, sono uscita con questo sorriso enorme, mio babbo in lacrime. In lacrime. Povero Stefano. Ha detto: oddio, la tragedia.
E nulla, è uscita la lista con le ragazze prese di ogni corso, perché ovviamente c'erano le diverse età, e io ero l'unica presa del mio corso. E quindi nulla, dopo una settimana mi sono dovuta trasferire a Milano. Ma così pronti via? Neanche un'organizzazione minima? Assolutamente no, perché ho fatto l'audizione a fine agosto e ho avuto una settimana per preparare tutto e poi trasferirmi a Milano. Tra l'altro è stato anche complicato trovare posto dove dormire e tutto, però insomma. Poi inizialmente c'era un mese di prova, c'è stato un mese di prova, dopodiché alla fine del mese di prova c'è stato un esame che poi ovviamente ho superato, però insomma non era così scontato che io potessi rimanere lì tutto l'anno. C'hai e nulla. Del tuo periodo alla Scala? Hai un video di? Hai qualche video del tuo periodo alla Scala? Qualcosina dovrei avere. Allora io mentre parliamo lo voglio mettere, poi lo metto. Va bene. E nulla, quindi mi sono trasferita a Milano da sola a 13 anni, non è stato facile perché ovviamente il distacco dalla famiglia, l'essere in un ambiente così dove la disciplina e il rigore erano le prime cose, io ovviamente ero una bambina, non ero abituata, anche le lezioni erano molto, gli insegnanti erano molto severi, la mia insegnante era molto severa. E quindi diciamo che il primo anno la signorina Rottermeier facela focalizzare. Allora, era molto severa nel senso che qualsiasi cosa io facessi, ovviamente poi io sono arrivata nel corso perché c'erano le bambine che iniziavano da 11 anni, io quindi sono arrivata praticamente 3 anni dopo, no, da 10 anni iniziavano. Quindi sono arrivata 3 anni dopo, loro ovviamente avevano già un lavoro alle spalle che io non avevo, perché lo studiare tutti i giorni, dalla mattina alla sera, io ero in una scuola privata, venivo da una realtà diversa, quindi sicuramente cioè, il mio livello era molto inferiore rispetto a loro. Quindi la mia insegnante, per farmi arrivare al loro livello, ha dovuto lavorare molto. Quindi tutto quello che io facevo non andava bene e io ero ancora piccola, avevo una mentalità, non ero pronta a tutta quella energia, quella disciplina. E quindi inizialmente è stato molto difficile. Non l'ho vissuta benissimo inizialmente, non ho mai voluto mollare facendo la sera, no? Queste cose qua. Esatto. Il primo anno è stato davvero così, il primo anno è stata veramente dura. E a quel punto tua mamma e tuo papà ti spronavano però a dire continua, ce la fai. Allora, loro dicevano vieni a casa come soliti mamma e babbo chioccia che siamo in Italia. No, in realtà con loro non ho mai veramente fatto vedere un po' la mia sofferenza, diciamo. Ho cercato sempre di farli stare bene da una parte, però mi ricordo una sera c'è stata una telefonata che io ero quasi tentata, non ho pensato di lasciare, però tentata di dire oddio, ma forse non sono in grado per questo, così, e mio papà ha detto, in quel momento mi ha dato forza e quindi io da lì poi non ho più avuto nessun momento del genere. Allora, poi vabbè, le cose sono andate diversamente, poi dopo sono cresciuta e il lavoro è diventato, mi sono più abituata diciamo al lavoro e quindi poi gli ultimi 3 anni me li sono proprio goduti, perché ho fatto 5 anni in accademia, quindi gli ultimi 3 anni me li sono proprio goduti, anche la mia insegnante ha cambiato ovviamente il suo atteggiamento nei miei atteggiamento, no, ma lei l'ha fatto per me, ma infatti certo. Io adesso infatti probabilmente ho buonissimi rapporti con lei e la ringrazio, perché esatto. Senza di lei probabilmente non sarei dove sono adesso. Esatto. E quindi grazie insegnante, come si chiama? La signora Nikonova. Ok, la salutiamo se ci la salutiamo molto volentieri.
E nulla, e quindi ho fatto questi 5 anni, sono, insomma, i primi 2 anni sono stati duri. So che tu fai l'accademia, però ti mandano anche a scuola, ovviamente, normalmente, che il diploma lo devi prendere. Quello, per fortuna, l'ho preso, quello. Eh sì, facevamo il liceo serale, praticamente, perché... Ah. Siccome in accademia gli orari andavano dalle 9 di mattina alle 4 e mezzo di pomeriggio, e quindi l'unica opportunità per noi era fare il liceo serale. Avevate la vita all'inverso rispetto alle persone. Esatto, esattamente. La scuola, perché il vostro era già improntato come un lavoro vero e proprio, in realtà. Eh sì, sì. In effetti, pensandoci adesso... è stata una vita molto difficile, però al momento devo dire la verità che non mi rendevo conto di tutte le cose che facevo in un giorno, perché eravamo così pieni di cose nuove, quindi non l'ho vissuta come un grandissimo sacrificio, devo dire la verità. Bene. Per fortuna. Esatto, anche perché tu hai portato a un risultato veramente sì. Bellissimo, no? L'anno scorso, vero? Sì, sì. No, l'anno scorso c'è stata forse la soddisfazione più grande della mia vita. Il sogno che ho sempre avuto e diciamo che sì, è arrivato. Per fortuna è arrivato. Mentre parli anche di questa cosa, io voglio mettere le immagini della, diciamo, proclamazione di quando il direttore del teatro ti ha detto: Alice, sei prima ballerina. Ma tra l'altro il video in realtà non ce l'ho proprio di quando dice lui sei stata promossa prima ballerina, ma ce l'ho della fine del suo discorso e io che corro da lui a abbracciarlo praticamente. Vabbè, ma mettiamo anche questo perché mi piace molto, l'ho rivisto un sacco di volte, ho letto nei tuoi occhi un'emozione grandissima, enorme, perché immagino che diventare prima ballerina, poi alla tua età, insomma, sei giovane, è bello, una soddisfazione sì. Immensa. Quindi, come si diventa prima ballerina? Perché io ti avevo già fatto un articolo l'anno scorso, quando appunto avevi raggiunto questo traguardo e mi avevi spiegato come si diventa prima ballerina, quindi l'impegno, il sacrificio, la passione sono al primo posto, però devono essere tutte e tre insieme e camminare nello stesso modo, perché se no, se manca qualche cosa, poi non ci diventi effettivamente. Non è facile, come prima cosa la passione deve essere grande, perché è solo la passione che ti porta ad avere una dedizione per il tuo lavoro enorme, la dedizione che serve per arrivare a questi risultati. Io per fortuna la mia passione è sempre stata grandissima, io infatti ringrazio tutti i giorni di aver fatto della mia passione il mio lavoro, perché è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Però ci vuole comunque tanto lavoro. Io mi sono resa conto che anche nel mio percorso tante persone che sono cresciute con me o che insomma hanno fatto il percorso con me per qualche anno, ho visto che magari hanno lasciato oppure si sono fermate in certi punti, perché comunque anche per scelte di vita magari non vuoi dedicarti a una cosa con tutta la tua vita, perché preferisci fare integrare altre cose o perché il lavoro è tanto. Cioè, il sacrificio lo fai anche tu, perché hai gli affetti lontani, il fidanzato lontano. 2 volte l'anno, voglio dire. Esatto. Sì, perché lui è massese. Ciao. Te sei qui con noi, qui a Massa City, mentre lei no. Chissà quando vi rivedete, non ve lo voglio mettere in mente. Sì, è molto dura, cioè magari qualcuno per amore o per affetti particolari magari molla a un certo punto, invece tu proprio sei andata dritta come un treno, hai detto no, questa è la mia vita, chi ci vuole essere c'è, non che tu disdegni qualcuno, la presenza di qualcuno ci mancherebbe,
intendo dire però proprio che la tua passione è talmente forte che se qualcuno vuole esserti accanto, ti è accanto, che te sei ballerina, cioè te sei una ballerina. Cioè, sì, più che altro perché ora come ora i sacrifici sono stati così tanti che buttare tutta l'aria non ha senso. Anche no. Anche. E sicuramente si può trovare un compromesso nella vita ad un certo punto e probabilmente arriverà, però insomma adesso mi godo il momento, vedo come va la mia vita giorno dopo giorno e per adesso insomma... c'è ancora tanto, posso crescere ancora tantissimo nel mio lavoro, quindi ci sono ancora tante cose che devo fare. Quindi questi allenamenti praticamente, ti sei continuata ad allenare da casa? Eh sì, assolutamente sì, dal primo giorno in realtà non mi sono presa nessuno. Questo salotto l'hai girato da tutte le parti? Da tutte le parti, ho diviso il mio divano perché è troppo grande, quindi nello spostarlo in un pezzo unico era troppo complicato, quindi l'ho diviso, c'era la possibilità di dividerlo in due, quindi l'ho diviso in due, ho fatto di mezzo divano una sbarra, il teatro fortunatamente mi ha fornito del pavimento perché anche il pavimento se no può essere molto pericoloso. Mi ha fornito nel pavimento, quindi ho 2 metri per 2 di linoleum che ho messo per terra, ho uno specchio lungo in cui mi posso vedere più o meno e poi online fortunatamente adesso è pieno pieno di lezioni con insegnanti da tutto il mondo. Io tra l'altro ricevo video di insegnanti da San Francisco, faccio una videochiamata con un insegnante da New York strepitosa e che sta lì al video e ti fa le correzioni dal video, cioè no, è bellissimo, cioè a parte che mi ha sempre messo l'ansia il fatto di avere lo specchio davanti, no? Perché non sono un amante degli specchi, forse si vede, si vede anche, e anche io quando ho fatto danza, vabbè, hai belli bellissimi, fantastici, l'ho provati tutti gli sport, non me ne è mai piaciuto uno. E mi dava noia questa cosa allo specchio, non capivo neanche che cosa mi servisse in realtà, perché non cioè io non stavo con la testa magari come state voi tutti belli o le che vi potete guardare, io invece mi guardavo i piedi e la funzionalità dello specchio era praticamente nulla. Ognuno il suo, io ora non sto facendo niente, però va bene. Ma assolutamente no, ma non è vero. Sei sempre un amore, sei un amore. Allora, sì, insomma, queste lezioni bellissime, insomma, che le fai con tutto il mondo praticamente. Esatto. Da tutto il mondo ci sono insegnanti che poi postano dirette su Instagram oppure tramite videochiamate, ci sono lezioni di Pilates, lezioni di workout, lezioni di qualsiasi cosa, quindi veramente... Io penso che questo periodo sia anche stato un modo un po' per unirci di più... Assolutamente sì, perché... Io non ho mai visto il mondo della danza così unito fino ad adesso, sinceramente. Sì, ma anche oltre al mondo della danza anche il mondo della musica, dell'arte. Certo. È bellissimo, ho visto tantissimi video anche di tuoi colleghi, se posso chiamarli così, che facevano danza a casa anche con i loro bambini, hanno montato tutto un video molto bello. Hanno montato un video molto bello, sia l'Opera di Roma, sia la Scala di Milano, hanno fatto dei video molto belli. Anche noi del teatro abbiamo fatto un video, no, ma adesso tante compagnie lo stanno facendo. Sì, anche penso anche un po' per sensibilizzare al fatto che ci siamo anche noi, aspettateci che torniamo, Esatto. Grazie, c'è. Soprattutto per la questione cultura e arte in Italia non è molto semplice e ci sono tante persone che hanno perso il lavoro ed è molto complicata la situazione, quindi io spero che con questi video possano un pochino essere sentite queste voci, diciamo. Sì, anche speriamo. Perché la voce dell'arte è un po' fioca, soprattutto in Italia, ti ripeto, perché
Parlavo con Elena Cirillo scorsa settimana e mi diceva che proprio gli artisti non sono considerati lavoratori normali, sono considerati lavoratori solo perché pagano le tasse come tutti e contribuiscono, ma in realtà effettivamente a livello di considerazione dallo Stato ne hanno ben poca, perché comunque sì, e la mia arte alimenta il tuo spirito, la tua mente, i tuoi occhi, ti fa bene, però poi alla fine io di ritorno non ho nulla, è quello stesso discorso che facevo a lei. In Germania è un po' diverso? In Germania è diverso, in Germania oltre al fatto che i fondi per l'arte e la cultura ci sono e sono tanti, e questa è già una cosa, cioè, molto importante, se ne parla molto di più, il numero degli spettacoli è molto più elevato rispetto all'Italia, qui si fanno, ci sono tantissime compagnie, ad esempio di teatri che lavorano qua, sono tantissimi, non so, non ho neanche idea di quanti siano, ma io di compagnie di danza in Germania ne sento parlare ogni giorno ne conosco una nuova, quindi ce ne sono veramente tante, gli spettacoli sono molti di più e quindi c'è una considerazione rispetto all'arte e alla cultura diversa, i teatri sono sempre pieni e anche adesso in questa situazione del coronavirus l'arte è stata menzionata. In Italia arte e cultura un pochino meno, quindi ho tanti problemi diversi che però forse non si rendono conto che anche l'arte è un lavoro. Ragazzi, c'è anche chi campa così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tantissime persone vivono di questi lavori e l'Italia se ne deve rendere conto, perché è un peccato, perché è veramente un peccato. Tutta la cultura e l'arte è nata qui. Ma un paese come il nostro, infatti, è veramente incredibile. No, possiamo a sfruttare le cose belle che abbiamo, purtroppo, è un casino. Smontiamo questi toni tristi, ecco. Ci diamo una tua variazione e poi torniamo subito. Va bene.
hai mandato un bellissimo video dello schiaccianoci, un passa due. Con chi eri a ballare? Con un mio collega, Garrett Ho si chiama, e lui è praticamente un secondo solista della nostra compagnia. Ho ballato spesso con lui e ci troviamo molto bene, quindi sì. No, deve creare un'alchimia anche fra i colleghi, è importante. Assolutamente sì, non è facile ballare insieme, trovare chimica con il partner, anche perché ci potrebbero essere tante discussioni e quindi non è semplice, però sono stata abbastanza fortunata, devo dire, con le persone con cui ho ballato, sono sempre riuscita a trovare una chimica giusta, diciamo. E bel carattere, dai, ora vabbè, finché si dice che nel lavoro sei molto seria, però tu hai un bel carattere, sei sempre stata molto carina. No, no, non manca nessuno. Magari quando si incavola, sì. Però... Esatto. E a però, volte mi incavolo con i miei partner, mi incavolo parecchio. No, anche perché sono... puoi dire, io sono prima ballerina, te ora stai a cuccia, faccio io. In realtà prima ballerina sulla compagnia, cioè ti danno a te tutti i ruoli più importanti in sostanza. Come funziona? Praticamente sì, in realtà di prime ballerine non sono solo io, perché sì, lo so che dal nome sembra che prima ballerina sei la prima ballerina del teatro, però in realtà prima ballerina significa le persone sul cui loro contano per fare praticamente le parti principali. Punta, sì. E siamo quattro. Siamo una compagnia di 80 persone, quindi siamo in quattro, diciamo, a... 4 su 80, direi che comunque è buono lo stesso, anche se sì. Non sei l'unica. No, quello sì, però essere prima ballerina vuol dire fare tutti i ruoli principali. Certo. Sicuramente c'è una responsabilità maggiore. Ma dove ti ha emozionato di più ballare nella tua vita? In quale teatro? All'Opéra Garnier a Parigi. Sicuramente un'emozione del genere probabilmente non la riproverò mai più. Che sia già emozionante entrarci soltanto in platea, figuriamoci ballarci. Esatto. No, è stato veramente molto emozionante. Non me l'aspettavo assolutamente, soprattutto perché ho fatto il ruolo principale, ero ancora seconda solista. Alla serata di apertura il mio direttore ha deciso di farmi fare il ruolo principale e non me lo sarei mai aspettata, quindi nei mesi prima la preparazione è stata molto intensa, diciamo, e quando sono arrivata, il primo giorno che siamo entrati in teatro, ho messo piede in palco, nel guardare la platea, i brividi, cioè è stato veramente bellissimo, e poi lo spettacolo, poi vedere la platea piena è stata veramente un'emozione enorme. Alla fine dello spettacolo mi ricordo che stavo facendo gli inchini e mi sono emozionata così tanto che quasi avevo le lacrimucce agli occhi. No, è stato veramente... Che anche te, non è donna di ferro, voglio dire. No. Immagino che ballare in un teatro del genere sia veramente allucinante. Mamma mia, non ci voglio neanche pensare. Ascolta una cosa, io mi sono sempre domandata come facciano le ballerine a tenere i piedi così sulla punta con quel gesto spesso sulle ma abitudine. Devo pagare bene per tenere le robe del genere ai piedi. Magari ci pagassero almeno la metà dei calciatori, io non lo so, magari. Te lo meritereste pure. Mamma mia, portare quella roba. Allora, io devo dire la verità che ora io non sento assolutamente niente. Ci sono così abituata che non sento, cioè come portare un paio di ciabatte quasi. Ovviamente dopo una giornata, dopo ore e ore che hai le punte ai piedi, i piedi ti cuociono praticamente dentro e quindi inizi a sentire i dolori, poi dopo se no iniziano a venire le vesciche, non è così facile. Sui piedi io posso morire adesso, seduta stante, non ce la faccio. Cioè si vedono tantissimi nei film, soprattutto che fanno sulla danza, poi no? Poi gli esagerano, ma ci sono un pochino. Esagerano, fermami che esagerano, perché è veramente brutto. Sono brutti da vedere quei piedi. Esagerano. Ah, meno male, via.
esagerano. Magari la sua esperienza, lei ha i piedi belli lindi e pinti, tutti gli altri devastati, sti piedi che non si possono... No, allora, devo dire la verità che io sono molto fortunata, perché io con i piedi sono sempre stata molto fortunata, non ho mai avuto così tante vesciche, occhi di pernice, unghie, di tutto, si vede di tutto. Però io sono stata abbastanza fortunata, quindi... Il dolore, la sofferenza non è così tanto. Ti rimetti gli stacchi perché sei alta 2 metri. No, vabbè, te li metti qualche volta? Sì, a volte per qualche serata più importante li metto, però se no, solitamente, devo dire la verità... Cammina proprio, cioè si vede lontano 6 chilometri. Sta arrivando una ballerina probabilmente, si vede veramente le classiche camminate in questa oca, no? Papera. Papera, brava. Che non è affatto una papera, però si vede lontano 6 chilometri che fa la ballerina e che balla tutto il giorno perché tutta impostata sempre molto dritta. Io come vi invidio che camminate così bene, cioè belle impostate con questa schiena dritta. Io sono... Ma stiamo così 24 ore su 24, cioè... No, dai, allora diciamo così, smollatevi un po'. Ecco. Smolla. Dovremmo. Gobba lì, cioè, prova a stare un po' gobba, dai, vieni dietro a me. Io sto dritta se sei gobba durante tutta l'intervista. Detto ciò, che cosa ti ha emozionato più ballare? Quale variazione, quale pezzo? Allora, sicuramente Lago dei Cigni è stato un balletto che mi ha segnato tanto. Uno, è stato il balletto che mi ha promosso a prima ballerina, e due, la responsabilità di fare un balletto del genere quando ho anche debuttato la prima volta, che è stato, se non sbaglio, 2 anni prima, è stato nel 2017. È stata una responsabilità così grande che sicuramente l'emozione sul palco è stata veramente enorme. Sì, forse è stato quello il balletto che più mi ha emozionato. Poi sicuramente la serata a Parigi, all'Opera di Parigi, mi ha emozionato come serata, come nell'ambiente, tutto un altro insieme di cose, però come balletto forse è stato Lago dei Cigni. Fino adesso è stato quello. Quanto durano di solito i balletti? Proprio tutta la serata? Dipende, però diciamo che vanno dalle 2 ore. Non ci sono mai stata a vedere un balletto, in realtà non sono mai venuta a vederti proprio fisicamente. Ma perché sono lontana, non è facile. No, i balletti di solito diciamo che durano dalle 2 alle 3 ore. Ci sono i balletti, le full length, che praticamente sono i balletti che vanno da, cioè praticamente c'è un titolo per tutta la serata, come il Lago dei Cigni ad esempio, che si divide in 4 atti, però comunque rimane sempre Lago dei Cigni. E poi ci sono le serate che magari hanno dei pezzi diversi, okay. E quindi ci sono coreografi diversi, titoli diversi, e anche lì con 2 pause in mezzo con 3 pezzi diversi. Quindi dipende dalle serate, dipende veramente, ogni serata è diversa, però più o meno mediamente direi dalle 2 alle 3 ore. Diciamo che forse il balletto rispetto alla musica, anche proprio alle opere, ma la musica magari contemporanea, ha un pubblico un pochino più di nicchia, un pochino più ricercato, assolutamente sì. Concerto è un po' più fruibile per tutti, anche se non conosci un artista, vai, lo senti cantare, o ti piace il balletto, secondo te devi anche un po' conoscere, ma non solo probabilmente viene anche pubblicizzato molto di meno rispetto alla musica, ai concerti, i cantanti magari sono molto di più in TV, sono molto più conosciuti dalla gente, sembrano più a portata di mano, diciamo. E la danza invece è diverso. Poi il teatro, comunque è vero che anche i concerti, comunque i biglietti non è che siano così economici, però anche in teatro non è così facile, anche se devo dire la verità ci sono tantissime opzioni e ci sono modi per guardare spettacoli a un prezzo molto basso, quindi sì, io spererei che
che questo mito un pochino si sfatasse del, cioè del fatto di che sia una cosa, cioè per un pubblico di nicchia, diciamo. Sì, è la credenza popolare quella che sia più per un pubblico, no, di nicchia. È un pochino la verità, è un pochino la verità. E quindi veramente è particolare, cioè rispetto alle opere, in realtà, che se ami l'opera lirica e la musica classica, comunque vai a sentirla anche per provare, diciamo così. Il balletto forse è un pochino più particolare, non, cioè c'è sempre un po' questa diffidenza, in realtà, che vivo anch'io, sono sincera, nel senso che ma è normale, perché la faccio al re. Dico sempre, non so se ce la farei a vedere 3 ore di balletto, capito? Perché non ci capisco niente, quindi se nella musica magari un po' ci capisco, perché l'ho studiata per anni. Assolutamente sì, certo, ma ovviamente sei più vicina a quel mondo e quindi è diverso per te. Però capisco benissimo le persone che non lo conoscono e che dicono non andrei mai in teatro per vedere un balletto. Però vi assicuro che ci sono tantissimi balletti che tutti amerebbero. Quindi, quando potrei... Non tutti, non tutti, anch'io sono d'accordo. Non è tutti, sincera. È però sincera. Tanti. È molto sincera, Alice. E quindi allora io dico, faccio un appello, il prossimo anno, perché penso il prossimo anno. Sì, bisogna aspettare ancora un pochino. Molto larga. Spero di tenermi molto molto larga e che si apra tutto molto prima. Andiamo a vedere balletti, cerchiamo di imparare anche qualcosa sui balletti, che sicuramente è una forma d'arte diversa da quello che siamo abituati a vedere tutti i giorni, quindi diversa dal concerto, diversa dall'opera lirica. Diciamo che esatto, è un nuovo spunto di una passione nuova che possiamo... Esatto, vi potrebbe appassionare davvero tanto. Allora, dato che mi dicevi che non fai soltanto... diciamo, variazioni di classica, quindi ci vediamo anche un video di neoclassico. In the Middle Somewhat Elevated, okay. Di William Forsythe. E torniamo subito, il video. Thank you.
questa è la dimostrazione con questo video che possiamo tranquillamente andare anche noi comuni mortali e non pubblico di nicchia a vedere il balletto, perché anche ha diverse sfaccettature, ne ha tantissime. E niente, Alice, raccontami un po' di progetti futuri che hai, cosa hai in mente, ovviamente sempre legata a questo momento, e quindi cioè, diciamo che sono un po' i sogni che hai, più che progetti, che non si sa se si possono mettere in cantiere in questo momento. Allora, io diciamo che vivo la mia vita giorno per giorno, quindi ancora progetti futuri, c'è qualcosa in testa ovviamente, però non sono ancora sicura di quello che andrò a fare. Comunque sicuramente ora ci sono dei progetti che stanno arrivando qua, il prossimo anno, si spera, o quello dopo, ora vediamo come sarà la situazione. E poi a me piacerebbe tanto tornare in Italia, perché il mio paese... Hai mai valutato l'idea di tornartene in Italia? Assolutamente sì, perché... il nostro paese è il più bello del mondo e come si vive nel nostro paese non si vive da nessun'altra parte, e quindi per me tornare a casa, non a casa sicuramente, io essendo di una cittadina molto piccola, non potrò mai tornare a Massa, però tornare in Italia, magari a Milano, alla Scala, così potrebbe... Ma avresti anche una possibilità eventualmente di chiedere di tornare lì? E potrebbe esserci. Vediamo che cosa si presenta sul mio percorso. Ma come funziona? Ovviamente se tu ritorni alla, cioè se torni alla Scala, sei ovviamente declassata, diciamo, come ruolo. Dipende, perché ovviamente potrebbero prenderti subito la prima ballerina, potrebbero... Dipende, potrebbero prenderti come corpo di ballo, potrebbero quindi ributtarti tutta sera alla Scala, dipende, però dipende anche da te cosa vuoi, se vuoi sacrificare così tanto per tornare, quindi devo un attimo guardare. Vabbè, ci penserai, tanto ora non è il momento di spostarsi, quindi rimani in Germania. No, esatto, non è proprio il momento. Ti chiama sempre Oper, vero? Ballet. Sì. E a Dresda, giusto? Sì. Sempre di più, come sono brava, mamma mia. E dacci i tuoi contatti, che magari qualcuno, se ha voglia, da questa intervista prende spunto per venire a vedere i video, gli altri che non abbiamo mandato, perché ce ne sono tanti. E va bene. Va bene, allora su Instagram ho il mio account, io mi chiamo Ali Mariani. Ok, tutto attaccato? Sì, tutto attaccato. Ok. Su Facebook sono Alice Mariani, okay. E su YouTube qualcosa troverete anche su YouTube, quindi giusto scrivendo il mio nome, quindi potete trovare delle cose là. Su YouTube si trova, quindi scrivendo Alice Mariani? Sì. Semplicemente. E invece per quanto riguarda il teatro, basta che andiamo sul sito del Semperoper Ballet. Esatto. E anche loro hanno l'account Instagram, e anche su YouTube hanno un canale loro. Dove pubblicano video, quindi potete trovare anche dei video. Quindi se volete appassionarvi al balletto dopo questa intervista meravigliosa che ho fatto ad Alice, che è stata veramente molto carina ed esaustiva nel spiegare il suo amore per la danza e per tutti noi, se volete seguirla andate a cercarla su tutti questi canali e tutti questi contatti che ci ha appena raccontato, in modo tale che magari scoprite una nuova passione, che chissà, in questo momento di fermo, perché siamo nella fase 2, esatto, ma non siamo ancora a porte aperte, come si suol dire, e facciamo quello che ci pare. No, non è così la fase, ve lo voglio ripetere, perché qualcuno non è chiaro, che in Italia non siamo in Germania e quindi non siamo porte aperte, cioè da usare la mascherina, da stare distanziati, quindi distanziamento sociale per essere sicuri almeno di 2 metri, perché dalla situazione vogliamo tutti uscirne il prima possibile, quindi comportiamoci tutti bene, perché in modo tale
che si possa uscirne tutti prima e molto allegramente tornare ad abbracciarci, a fare le mangiatone al ristorante, al bar, a prendere gli aperitivi che a noi ci piacciono tanto. Quindi mi raccomando, avete il tempo per seguire Alice, per andare a vedere cosa fa durante il suo lavoro in Germania, che il suo lavoro è essere prima ballerina sempre Open Market. Grazie Alice, grazie mille. È stato un grandissimo piacere. Per me di più sicuramente. Mi raccomando, allenati e non, tienici aggiornati su, su cosa fai. Un bacione grande. Lo farò. Un bacione. E con questa puntata si chiude Un Caffè con Home Edition. Noi ci vediamo alle prossime edizioni di qualche altro programma, se mi volete vedere. E ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti. Ciao.